Buongiorno a tutti e benvenuti. In questo video ho il piacere di condividere con voi la realizzazione dei orecchini che ho nominato Omnia. Spero tanto che piacciono anche a voi e che li realizzerete in tanti. Come vedete, i materiali sono pochi, poi vedrete anche la realizzazione è facile. Io vi farò vedere come realizzare la coppia di questo che, come vedete, ha un'altra colorazione e non solo, un modo diverso di chiudere qui il lavoro. Come vedete, qui hanno questa forma, invece qui è diversa. Vedete, ho lasciato libera le perle da 4. E mi piacciono tutte e due le forme, però se volete realizzare come questi basta partire a chiudere da qui, vedete, dalla goccia mettete 6 toco e andate avanti, invece qui sarà diverso. E i materiali necessari sono queste gocce da teardrop, si chiamano così, sono da 12 per 8 e per ogni orecchino ci vogliono 6 e i colori scegliete quelli che volete, anche un solo colore, due colorazioni di ginkgo, che ho scelto questi rosa e questo oro metallico oro, dopodiché 3 cipollotti per orecchino da 6 per 4, 2 perle sempre per orecchino parlo da 4 mm, poi delle 11.0 che ho scelto, queste sono un bronzo molto scuro, e delle 15.0 che ho scelto questo color oro. Il filo è da 0.17 e iniziamo a realizzare. Si inizia dalla goccia in questa posizione. Entriamo dentro. Bisogna tenere il cavo del filo bene. Lasciatele pure anche un po' più lunghetto, così dopo lo andrete a nascondere. Prendiamo una 11.0. Prendiamo un cipollotto. E anche la ginkgo in questa posizione, vedete? Andiamo tutto giù. Dopodiché prendiamo 3 11 0 ed entriamo nell'altro foro dalla ginkgo. Vedete così. Adesso prendiamo l'altro cipollotto, l'altra ginkgo e altri 3 11 0. Mandate tutto giù. Dopodiché rientriamo nell'altro foro, tirate sempre bene, prendiamo l'altro cipollotto e ci colleghiamo con la 11.0 che si trova qui ed entriamo anche nella goccia, così vedete, ci troviamo così. Adesso prendiamo 3 11 e uniamo i fili tra di loro. Io faccio ben 2 nodi. Ecco, così. E adesso rientro nella goccia e anche nella 11.0 ed esco. Vedete, così.
Adesso entro nel cipollotto, nella ginco ed esco dalla prima 11. Vedete? Così. Adesso prendo 3110 e mi collego con questa ultima 11. Così. Adesso prendo 2110, la goccia e altre 3110. Manda tutto giù. E rientro nella goccia e nella prima 110. E tirate bene. Adesso invece prendo 3110, la goccia e altre 3110. Si rientra sempre solo nella goccia e si esce dalla prima 11. E tirate bene. Vedete? Adesso altre 3, 11, la goccia e altre 3. Si rientra solo nella goccia e si esce dalla prima. E tirate bene. Adesso prendiamo una 11 e ci colleghiamo con la prima 11 vicino alla ginco. Vedete? Qua ci troviamo così. Adesso prendo 3. 11.0 e mi collego con la ultima 11. Entro nella 5, entro nel cipollotto ed esco tirando bene. Adesso entro nel cipollotto, nella 5 ed entro anche nelle prime 2, vedete? Queste 2 11 ed esco. Adesso tra queste 11 0 io mi inserisco una 15, vedete? Un'altra 15 e mi collego con questa, vedete? Adesso quando entro in questa 11, entro anche in quella di sotto e anche in questa di fianco, vedete? Poi lo vedete nel vostro lavoro, vedete? Qui abbiamo dei buchi. Questi buchi li riempiamo con una 15. Vedete? Adesso mi collego. Facciamo così, vedete? Mi collego con questo gruppo da 2 11 e prendo una 15, mi collego con quest'altro gruppo da 2 una 15 e mi collego con questa 11 che sta vicino alla ginco e dentro anche nelle 2 subito dopo. Adesso prendo una 15 e mi collego con questa 11. Prendo una 15 e mi collego con l'altra 11. Vedete? Praticamente è come dall'altra parte. Entriamo nella ginco, nel cipollotto.
in quest'altro cipollotto e nella 5 finché usciamo dalla prima 15. Vedete, qui abbiamo una 15, usciamo da questa 15. Così. Adesso prendiamo 2 11, la goccia dell'altro colore e altre 3 11. Andiamo tutto giù. Rientriamo solo nella goccia e nella prima 11. Usciamo e tiriamo bene. Prendiamo l'altra 11 e ci colleghiamo con la 15. E adesso facciamo lo stesso giro di prima, solo che non si inserisce niente. Attraversiamo tutte le perline finché si arriva a uscire dalla 15 dall'altra parte. Ecco, sono uscita adesso. Dobbiamo inserire l'altra goccia. 2, 11. La goccia è 3, 11. Rientriamo solo nella goccia e nella prima 11. Usciamo. Prendiamo una 11 e ci colleghiamo con la 15. Adesso, per non passare sempre qui perché già siamo passati troppe volte, giriamo il lavoro, vedete? Entriamo in questa 11. Ci facciamo strada per arrivare a uscire dalla goccia. Vedete, adesso vado avanti finché esco dalla goccia. Quando siamo usciti, entriamo nella prima 11 e usciamo da questa 11 che fa da punta. Adesso prendiamo la nostra perla da 4 e ci colleghiamo con la punta della goccia subito dopo. Così, vedete? Adesso prendiamo una 11, la ginco dell'altro colore e 5 11. Vedete? Andiamo tutto giù, rientriamo nell'altro foro, prendiamo una 11 e ci colleghiamo con quest'altra punta, vedete? Inseriamo l'altra ginco, una 11, la ginco e 5 11. Andiamo tutto giù, rientriamo nell'altro foro, tirate sempre bene che non ci rimane filo scoperto, prendiamo una 11 e ci colleghiamo con quell'altra punta e adesso ci rimane da inserire la perla da 4 e ci colleghiamo con quest'altra punta. E tirate bene, vedete? Adesso giro il lavoro, entro in questa 11, così, entro in quest'altra che si trova sulla sinistra
e vado dentro anche nella perla da 4, vedete? E tirate bene. Adesso prendo 4 11 e mi collego con questo gruppo da 5, ma esco dalla terza. Vedete? Bisogna uscire dalla terza, quella che sta nel mezzo, così. Adesso prendo 1 11, la ginco e altre 3. 11 0. Mando tutto giù, rientro nell'altro foro, prendo una 11 e mi collego con la punta qui, quella che sta nel mezzo, vedete? Adesso entro anche in queste seguenti due, esco, prendiamo 4 11 ed entriamo nella perla da 4 ed esco dalla 11 che si trova vicino, vedete? È proprio bello. Adesso giriamo il lavoro, entriamo in questa 11, praticamente dobbiamo tornare indietro, entro in quest'altra, nella perla da 4, entro anche in queste 11 tutte, finché esco prima della punta, vedete che qui è quella che fa da punta, usciamo proprio prima, non dalla punta ma prima della punta, così. E adesso tra queste e questo gruppo da 3 dobbiamo inserire delle 11 0 altre 4, 1 2 3 4, vedete? E ci colleghiamo con queste 3. Così. Usciamo dalla ultima. Vedete? Prendo le altre 4. E mi collego, come vedete. Questa fa da punta, mi collego con quest'altra ed entro in tutte le perline. E con questo è finita l'orecchino. Adesso bisogna nascondere il filo. Metterò il perno, ci vediamo dopo. Allora, come vedete, sono finiti. Sono proprio contenta di come sono venuti, sia per i colori che per la forma, e volendo, come vedete, hanno doppia faccia, perché se si girano sono uguali, è ancora meglio perché l'orecchino si gira all'orecchio, e sono leggeri perché sono leggeri, e come vedete sono due forme diverse nel realizzare l'ultimo giro qui, tutte e due altrettanto belle. E dicevo, se volete realizzare questa versione, quando uscite qui ed è quando uscite da questa 11, mettete 6 tocco 11 e vi collegate con questa punta, vedete qui, e poi vedete che sono belli anche tutte e due forme, niente di, sono un po' diverse ma di poco. Allora, questi sono orecchini Omnia, spero che vi piacciono tanto come a me, che li realizzerete in tanti.
E ci vediamo a presto, grazie a tutti e a presto, ciao!